molto animata. Come mai questo primo maggio, almeno qui a Lungro, non è più sentito come una volta? Ma io credo che i problemi che attanagliano il paese, come un po' tutta la nazione, hanno diciamo, fatto disamorare la gente su questa festa. In verità prima era molto sentita e la gente partecipava con molta... Mentre adesso invece sta un pochino, non lo so, ognuno di noi ha problemi più o meno personali e non avverte più, diciamo, non sente più perché prendiamo i cassi integrati come siamo noi attualmente ed altre gente che hanno perduto il posto di lavoro, problemi, prospettive non ce ne sono. E allora si cerca sempre di risolvere singolarmente. Singolarmente. E questo è un male a nostro avviso, è senz'altro, vero ragioniere, senz'altro, perché il senz'altro problema va risolto in modo globale. Senz'altro. Quali sono le prospettive per questi testurizzi giù a Cammarate? Ma pare che ci siano, che vada tutto in un certo ordine, in un certo. Però attualmente di fatti concreti non ce ne stanno. Ci sono delle buone prospettive, c'è un certo ingegnere Bolli che dovrebbe prendere questi testurizzi, però allo stato attuale vanno a rilento tutta la procedura, problemi di gente. E tu ritieni che una piazza Garibaldi movimentata stamane, una piazza Garibaldi dove tutti i lavoratori e le loro problematiche sarebbero potuti scendere in piazza, pensi che questo tipo di manifestazione, come era un tempo e come riteniamo sia nell'Alta Italia quest'oggi, possa risolvere o almeno sollevare questi problemi? Certamente, la partecipazione di massa, ma purtroppo anche il tempo si dimostra inclemente con far diciamo, affluire la gente in questa piazza e magari fare una sfilata pure simbolica per cercare di mettere il dito sulla piaga, magari di far vedere alle gente che ci sono tutti questi problemi, di cercare di risolvere. Va bene, grazie e auguri. Ciao. Il signor Vito Campanella è un po' ormai un abitué della nostra emittente e, ironia della sorte, proprio stamane, mentre la nostra troupe è qui in una deserta, per la verità, piazza Garibaldi, abbiamo avuto la lieta sorpresa, il lieto avvenimento di incontrare Vittorio Campanella. Vittorio, qualche considerazione su questo primo maggio un po' uggioso stamane? Ma da queste parti il primo maggio non viene più sentita come una volta, in quanto penso che questa zona, man mano che passano i giorni, sono passati anche gli anni, è diventata un po' più degenerata per quanto riguarda la cultura e la politica sociale delle comunità. Perché assistiamo soltanto a problemi così, fatti di cronaca, di corruzione, di malcostume, di degenerazione, di amministratori o degli amministratori che sono un po' insensibili ai problemi nuovi che vengono oggi diversamente, come i problemi dell'ambiente, i problemi della giustizia, i problemi di questo genere. E allora, non avendo strumenti, non avendo capacità anche culturale di queste cose qui, c'è una decadenza per quanto riguarda le stesse comunità, la stessa gente, i cittadini, lontana. Cioè tu ritieni che manchino gli stimoli, gli Vittorio? Stimoli, ecco. Scusa, gli stimoli. Tu lavori giù in ospedale, a livello sindacale c'è in atto qualche rivendicazione Ma per anche, quanto riguarda ristrutturazioni varie? Anche questo problema, il problema della sanità, secondo me anche qui, invece di affrontare realmente i problemi della sanità, nel senso della parola, nel senso delle cose, cioè si verifica un fatto molto strano, per dire, abbiamo il problema nazionale della sanità, lo Stato, sui ticket, su queste cose qui,
Ebbene, anche qui si stanno giocando sulla pelle della gente, dei cittadini. Lo Stato che prende dei provvedimenti, i partiti che di questi provvedimenti dicono di non condividere, però li approvano, e i sindacati su questi provvedimenti qui, su questi provvedimenti, invece di iniziare molto tempo prima, trovando gli strumenti molto tempo prima di impedire che questi provvedimenti avvengano, dopo decidono di fare al limite 4 ore di sciopero su queste cose qui, che sono molto gravi, che vanno a colpire non tanto il cittadino in sé per sé come cittadino, ma proprio gli emarginati, che sono la gente, i giovani, i disoccupati, gli anziani, vanno a colpire questi provvedimenti. E non danno un senso, un significato nuovo alla sanità, perché un senso, un significato nuovo della sanità si deve dare attraverso gli strumenti stessi della sanità, cioè, e sono gli strumenti per quanto riguarda gli ospedali, che devono essere utilizzati nel modo che devono andare incontro ai problemi reali dei cittadini sulla salute. Questo è il modo, secondo me. Anche qui si sta giocando un modo diverso, un modo come dire, sta società va bene così, le cose vanno bene così e andiamo avanti così, non prendendo per senso reale il problema, cercando di invertire questa tendenza qui, cercando di mettere la sanità al servizio dei cittadini e che i cittadini facciano il proprio dovere nei confronti anche di queste strutture qui. Quindi un primo maggio a livello augurale ritieni, no? Ma io sono un po' pessimista. Speriamo che la gente cominci a pensare realmente che in questa direzione così non si può andare più avanti. Si va in un vicolo cieco, cioè in una strada dove ci porta a un muro. Allora bisogna cercare di trovare strumenti nuovi, diversi, che porta a sensibilizzare la gente e si dà la possibilità alla gente gli stimoli per poter reagire, per poter affrontare questi problemi nuovi. Bene, grazie, auguri. Grazie. Ciao.